Hola, Shihe! Ciao belle! Come state? Splendide! Allora, oggi farò il video sulla Zeta Palette fatta in casa. Ci saranno alcuni piccoli accorgimenti di cui io vi dirò durante il video, quindi se avete quello che vi dico meglio, bene, se avete l'altro ancora meglio. Quindi vi lascio al video, spero vi piaccia, commentate, commentate e fatemi sapere. Allora, hola, Shihe! Vi farò vedere come si fa questa Zeta Palette, ve la farò vedere con la roba più semplice che tutte avete in casa, quindi si può fare anche un pochino più per benino, ma insomma non si fa così. Allora, ci vuole una scatola, benissimo questa scatola, questo scoccione grosso, lo scotch normale, una riga che se ce l'avete più lunga è meglio, ma noi siamo disgraziati, ora ci sono solo questa, un lapis, una gomma, forbici, colla. Queste foderine, non quelle finissime, ma quelle un po' più grosse, e poi ci vorrebbe la carta adesiva da attaccare come copertina, che io non ho perché la mia mamma santa l'ha tolta, quindi io userò questa e ce l'ho in collo. Allora, innanzitutto dovete decidere la lunghezza e la dimensione, quindi se ce ne volete mettere di più, col taglierino faresti meglio, ma io non c'ho neanche il taglierino. Eccola Filippo, 41 la riga. Riga più lunga. Allora, decidete la dimensione con cui la volete fare. Si potrebbe fare di... Allora, stoppa un attimo. Come si fa? Uguale. Allora, si apre la scatola, di modo che ci abbiamo più spazio. Vedi, anche qui se ci sarà il taglierino, era sempre una parte meglio. In regia abbiamo il mio cugino, che oggi è a casa. Allora, grandezza così ci siamo. Intanto prendiamo una parte solamente. Allora, prendiamo la riga. Io non me lo ricordo. Dunque, siccome bisogna farla che si apra, prendiamo la nostra dimensione. Quindi, prendiamo un... No, non c'è bisogno che venga così vicino. Anzi, stai un po' più lontano che si veda bene. Io fo 16... 16-21. Viene un po' più grande, ma c'ho da metterci delle terre. Quindi, poi chi vuole e vuole fare il coso metallico, prendete la carta adesiva metallica e da lì ce l'attaccate sotto, così quando ci mettete la scialdina col ferro sotto vi si attacca. Io ce la incollo perché non ho la carta metallica. Allora, stop un attimo. Se avete il cartone quello duro, nel senso quello vedete, questo c'ha questo coso qui, invece quello che vi dico io c'ha è chiuso praticamente, non si vede l'interno. Con quello ci potete fare i rialzi che vi farò vedere dopo, vengano meglio che con questo, però io quello non ce l'ho, quindi adopro quello che c'è in casa. Allora, dopo averne fatte due uguali, che praticamente una è più lunga e una è più corta, quindi ho sbagliato come al solito, si accorcerà. Quindi, dopo averne fatte due uguali, che dove sono uguali ora l'accorcio, dovete prendere un pezzetto a parte, farlo della stessa lunghezza, perché praticamente una sarà il davanti, una il dietro, e dovete prendere un pezzetto di... che deve essere la copertina, quindi si può fare, guardate un attimo di quanto farlo, ma uno e mezzo va bene, insomma, quindi 1,5 cm e 1,5 cm, quindi tagliate pure questo. Stoppa, allora tagliate due uguali e la strisciolina che sarà la copertina. Quindi ora dovete decidere quale delle due usare per copertina,
useremo magari questa, e così tagliamo sto coso nel mezzo, a parte che non importa perché tanto poi ci si attaccherà sopra, quindi. Allora, ora facciamo la per metterci la cosa trasparente. Quindi lasciamo magari 2 centimetri, perché almeno viene un po' più grossotto. 2 centimetri fate al lato, ogni lato 2 centimetri da una parte e 2 centimetri da un'altra. Qua questo ci rimane un pezzo, però vabbè. 2 e 2. Allora, qui ci voleva il taglierino ora, infatti mi farà girare parecchio le palle, per questo che vi suggerisco il taglierino. Ora vi faccio vedere perché. Sembrava un gatto che piangeva. Probabilmente nel sottofondo c'è uomini e donne. I vecchi però non guardano. Allora, 2, 2, 2. Vi viene la cornice così. E adesso la dobbiamo tagliare. Quindi, batteri si stanno riscaldando. Non fa troppo vicino, mi raccomando. Cioè, capito com'è? Oh, vai. Quindi ora si deve tagliare. Questo è quel taglierino, era meglio, che ci fa il taglio. Stop. Allora, una volta fatto questo, è durata una fatica immensa, bene così, ok, questa è la copertina, mettete questo qua, che questo è venuto anche storto, fra parentesi, da morire, cerchiamo di raddrizzarlo un po', vedete qual è il problema delle forbici, questo. Invece se avete il taglierino non succede, comunque si ne frega, dai. Allora, e lo appiccicate così, prendete lo scotch, questo qui lungo, ecco, immagini. Allora lo prendete della lunghezza dell'aggeggio, quindi così, mettete questo giù, ok, e lo dovete mettere praticamente nel mezzo. Quindi come si fa? La possiamo fare? Vabbè, si prende questo e si mette più o meno a cazzare, più o meno a metà. Ma a occhio comunque, se tanto la cosa deve essere straprecisa. Ora, per attaccarci questo, lo dovete lasciare un millimetro di distanza. Quindi così. Una e due, sempre con un pochino di distanza, di modo che si chiuda. Controllate che la distanza sia giusta. E poi questo si taglia. E questo idem. E intanto abbiamo fatto la copertina. Come vedete si chiude abbastanza bene. E ora se ne dovrebbe mettere uno di qua, mi sembra, se non mi sbaglio. Così. Ah, poi ci vuole le calamite per chiuderlo. Quelle le dovete comprare, altrimenti lo chiudete con lo scotch, come facevo io, ma le calamite sono molto più comode. Quindi basta andare a comprare la ferramenta, comprate delle calamite. Ora poi insomma le foto del fondo. Ok, abbiamo fatto la base. Ok, questa è la base. Si è stoppato? Sì.
Spero che non si stoppa poi. E questa è la base, vedete, si apre e si chiude. Ora bisogna fare il contorno, quindi dei pezzettini che facciano stare poi la palette alta. Quindi prendete i rimasugli, prendete un millimetro di distanza, così, pochissimo, prendete la misura, questa come misura va benissimo, e lo facciamo piccini, anche questi devono essere. Ok, ne dobbiamo fare tre, perché facendo, ne dobbiamo fare tre, ora vi si fa vedere come. Comunque questa è la lunghezza. Allora, fate le striscioline, che sono fatte così. Ora vi spiego. Allora, come vedete, per la copertina andava benissimo questo cartone, va bene. Per le striscioline qual è il problema? Come vedete, se era chiuso qui era meglio, era più bellino. Invece noi ci arrangiamo così. Ora qui ci sarebbe voluta la carta adesiva, perché vanno chiusi, vanno messi praticamente così, che è più semplice di quello che si pensa, cioè, poi certo ognuna di voi mano a mano che le fa imparerete e le farete sempre meglio. Ora io l'ho fatta proprio nel modo più semplice per farvelo capire. Cerchiamo di prendere, ecco, benissimo. Allora vanno messe praticamente a questa maniera, ok? Tre qua e tre dalla parte di qua, e poi di qua si faranno più lunghe. Quindi per metterle così, ora noi le dobbiamo incollare, quindi si incolla così, si incollano, quindi incollate la parte di sopra. Ok, così, e questi tre sono incollati. Avendoli incollati così, ora ci voleva la carta adesiva, che mettete anche nella copertina per cosarla intorno. Ora intanto facciamo asciugare la colla e si riattacca queste altre tre. Uno. E due. Ecco fatto. Ecco fatto. Fatto così, visto che noi non abbiamo la carta adesiva, si usa lo scoccione per rincartarli, perché ci devono sta, perché se no magari poi ci stanno poco. Quindi si fa così. Sentite come pettegolano, sì. Quindi si chiude da un lato e dall'altro, così. Come vedete, addirittura vi viene il buchino, no? Vedete? Quello viene anche nella mia. Quindi se invece il cartone era quello chiuso, veniva meglio. Ci voleva quello, però noi in casa sicuramente non ce l'abbiamo. Quindi vi faccio vedere quello con cui potevate sicuramente avere in casa. E ora dalla parte di là. Uno e due. Vai, e così le abbiamo chiuse. Ok, e queste le abbiamo chiuse. E ora si fa la parte di qua. Ecco. Naturalmente è fatto danno. Ok, e allora si richiude
dalla parte di qua e dalla parte di là. Ah, il tatuaggio ce l'ho domani poi, eh? Io non ce l'ho oggi. Quindi avevo risbagliato giorno per l'ennesima volta. Oltretutto me l'ero anche scritto nell'agenda e era scritta giovedì, cioè era scritto giusto, eh. So io che mi sono fatta un treno, non si sa di che. Ok, e qui l'abbiamo finita. Allora, adesso queste qui vanno messe qua. Però prima di attaccare queste dobbiamo mettere la... attaccarci la copertina, perché poi interna non ci viene, sarebbe così, quindi poi lo si chiude, vedete, e rimane alto. Vai, stoppa un attimo. Allora, quindi ora prima di fare quelli e finirli si finisce la copertina. Ora va attaccato questo pezzo qua per fare una specie di sì, per coprire, insomma, per fare una specie di coperta di Linus. Quindi ho incollato il pezzo di sopra e tanto non serve granché. Adesso prendiamo la forma, quindi deve essere una cosa molto blanda, eh? State a fare misure, fate così, sa, tagliate un po' intorno e festa finita. Quindi si ritaglia. Che poi ho bellissimissime, le prime mi verranno un po' più brutte, ma piano piano, se poi le rifate, io l'ultima che ho fatto è venuta benissimo. Ora incollate i due pezzi, perché almeno vi viene più spesso, altrimenti è troppo fina. Eccola qua, e poi la incolliamo qui sopra. La colla un po' si vede, ma pazienza, insomma, vedrai. E ora se ci vuole lo scotch, quello fino invece. Quindi. Eccoci qua. Tanto poi ci mettiamo la copertina intorno, quindi tutti gli scotch e tutte le varie sedie non si vedono più. Ok. Qua. Io non mi ricordo. Allora la copertina ora la finirò, perché se no non abbiamo tempo. Ma insomma quella poi dai, è semplice, l'attaccate. Adesso attacchiamo questi qua, qua. Quindi prendete, andrebbero ricoperti con la stessa carta della copertina, sarebbe molto più bellina, ma me ne sbatto, perché non abbiamo adesiva, quindi ci vuole l'infinito dell'infinito. Allora si mette qui. Cercate di attaccarla dalla parte che vi sembra un po' più grande e di qua, più o meno come spazio ci siamo. Dai, stoppa un attimo. Allora si prende le misure per questo pezzo dentro, quindi lo prendete da dentro, quindi questo pezzettino, e basta, con la larghezza di queste. Stop. Allora queste qui si riattaccano con l'attac, perché con quella colla lì e basta non fa, mentre l'attac va attacca tutto. Anzi, mettetele giuste, perché poi vedi non si ristaccano, chiaramente messa troppo lontana. Quella è già attaccata, non si ristacca. Questa uguale, questa l'abbiamo fatta uguale, si attacca prima con questa e poi con l'attac. E devi essere molto orgoglioso. Ma è anche vero che adesso viene la parte difficile. Così. Vai. Allora, è praticamente finita. Ora dovete prendere le calamite. Io ho queste qua. Praticamente è un cosino di ferro con una piacellina. Allora, sono molto potenti, eh. Quindi dovete mettere la calamita qua, questa qui. Ok, e di qua il pallino. Allora si incolla sempre con l'attac, però poi ci dovete mettere anche lo scotch, perché l'attac e basta non ve la regge. Non mi ricordo se ha un verso, ma mi sembra di no, infatti non ce l'ha.
cercate naturalmente di metterla al centro perché vi viene più carino. Le calamite le trovate a qualsiasi merceria, cioè io credo almeno le trovate ovunque. Ci potete mettere lo scotch sopra perché attacca lo stesso, queste sono abbastanza potenti. E se ci volete attaccare le cialdine nella palette, qui dov'è questo bianco ci mettete la carta, quella magnetica. In conseguenza, quando ci mettete le cialdine di ferro, vi si attacca la cialdina, non state a incollarla come fo io, e è più bellina comunque. Questa è uguale, casomai ve la attaccate, allora dovete capire dov'è il punto, quindi qua attacca qua e questa uguale sempre con l'attac. E con lo scotch che è potente, se no ve la stacca la calamita, mettiamocene due, tanto ci si deve fare la copertina. Scusate signora, pensavo che vostra palette vai, eccola qua, la vostra palette è finita. Naturalmente, ripeto, dovete fare la copertina per bene, ma eccoci qua, stoppa che così si fa. Eccola qua, finita con un po' di scotchetto in più, però vedete, è orribile perché naturalmente è venuta tutta con la carta biadesiva, viene meglio, ecco, però questa è la palette, così la aprite, qua ci mettete dentro, ora ve li fa vedere poi messi, molto casalinga, però per l'uso che deve fare, lo fa, nel senso, quando ci avete messo le vostre cosine dentro, è a posto, quindi ce l'abbiamo fatta! Questo è il mio vicino, che ha fatto tutte le riprese. Faccio! Ti vergogna! Ciao! Ciao! Questa è la palette finita, ora ve la fa vedere. Allora, fatto questo, ora vi faccio vedere come ci si mette dentro la rovina. Allora, io ho da metterci, per esempio, queste sono della Clarence, date tutte da una mia amica. Siccome vedete non si toglie bene, bisogna bruciare la parte inferiore, di modo che poi la colla si stacca. Spero, dovrebbe succedere così. Infatti non succede. Eccole, eccole, vengano, vengano. Allora, si prende. Queste sono tipo terra. Dovrebbero essere delle terre. Ciao! Vedete, già si sta staccando un po' di più. Quindi bruciamo il resto. E io ce le incollo con la colla direttamente perché non ho altre poi cose da metterci, no? Però l'utilità della Zeta Palette sarebbe quella di poter togliere. Quindi voi metteteci sotto, come vi ho detto, la roba magnetica. Allora, questa è la palette finita con dentro i campioni che avevo io, i test, eccola qua, tre mi si sono anche rotti per toglierlo, insomma, purtroppo non è venuta benissimo perché ha questa carta che oltretutto non va bene perché si sciupa durante poi l'arco del tempo, il problema è quello, invece la carta adesiva è plastificata e non si sciupa. Comunque dai, è una bella idea, è carina, io questa roba l'avevo dentro al cassetto nella scatola e non l'avrei mai usati, invece così usabili e carini. Spero il video vi sia piaciuto, finalmente ce l'ho fatta a farlo, vi mando un bacione immensissimo, ciao, buonanotte.